Dunque, comandante, festa dei carabinieri, momento di tradizione. Lei ha detto una cosa molto importante, cioè il carabinieri non è solo ciò che si fa, ma come si vive e cosa ci si mette dentro. Intanto, come ho detto nel mio intervento, il carabiniere è uno stile di vita, non è solamente una professione, e a noi piace interpretare il servizio d'istituto in questa maniera. Il carabiniere deve essere portatore necessariamente dei valori fondanti della nostra istituzione, che contraddistinguono una sorta di bussola etica, un insieme di valori quali la militarità, la credibilità, l'affidabilità, il garbo, la cortesia, l'umiltà, e deve contraddistinguere necessariamente questo insieme di valori l'operato e l'agire di ogni singolo carabiniere ogni giorno del suo servizio, servizio attivo così come nella vita privata. Che anno è stato questo per i carabinieri di Varese? Ma è stato un anno buono, diciamo che lo scorso anno e l'inizio di questo hanno un po' segnato l'uscita, diciamo, dal torpore del Covid, della pandemia, in tutti i sensi. Nonostante ciò, comunque, devo dire che l'indice delinquenziale dei reati è rimasto pressoché stabile rispetto all'anno passato. Sono aumentati i servizi di prossimità, e questo ci fa particolarmente piacere, quindi i servizi delle nostre stazioni, delle nostre aliquote radiomobili, grazie anche all'arrivo nello scorso mese di ottobre di 80 carabinieri, che ovviamente, come tenni a dire in quella circostanza, esprime una grande sensibilità, una grandissima attenzione nei confronti del territorio della provincia di Varese da parte del nostro comando generale. Quindi vi è stato un aumento dei servizi di prevenzione ai quali abbiamo associato un aumento anche delle denunce a piede libero e degli arresti. Lei ha dato qualche dato, ce lo ricorda in termini di operazioni, di arresti? Certamente, come dicevo, abbiamo deferito in stato di libertà oltre 25.000 persone, tratti in arresto oltre 350 persone, sia su iniziativa che sul provvedimento dell'autorità giudiziaria, e abbiamo perseguito l'87% circa dei reati consumati nell'intera provincia. Questo, ovviamente, ogni statistica deve essere interpretata, e grazie alla prossimità e alla caratteristica principale dell'arma dei carabinieri, che è la capillarità sul territorio. Abbiamo 40 presidi, 39 stazioni, una tenenza e 5 compagnie. Siamo presenti in tutta la provincia, sia nei centri più grandi, il capoluogo di provincia, come nei grandi centri con le compagnie, e anche nelle piccole cittadine, nei piccoli paesi. Vi è la stazione carabinieri, che è l'unico presidio dello Stato in quella giurisdizione, per cui questa è una caratteristica che contraddistingue l'arma dei carabinieri da sempre, direi, e ciò ci permette ovviamente di essere più aderenti alle istanze delle nostre comunità. Le attività nei boschi? Le attività nei boschi, sì, ho citato espressamente le attività di prevenzione che si inquadrano in una cornice più ampia di contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nei boschi. Nell'ultimo anno abbiamo beneficiato del supporto degli squadroni riportati cacciatori di Sardegna, Puglia e Sicilia, e ciò ci ha permesso non solo di intervenire in maniera più strutturata nei confronti di questo fenomeno che stiamo monitorando e contenendo, ma anche, vi do dei numeri che prima ho citato nel mio intervento, di trarre in arresto 75 soggetti, di sequestrare oltre 10 kg di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina e marijuana, di documentare più di 10.000 cessioni
di sostanza stupefacente, di sequestrare anche diverse armi, sia corte che lunghe. Questo a dimostrazione del fatto che il fenomeno che noi stiamo contrastando, che noi stiamo contenendo, è un fenomeno che va affrontato con la giusta attenzione e soprattutto con il personale specializzato. Ed ecco perché siamo molto grati agli squadroni e ai portati cacciatori per il loro contributo.